Siamo contrastati nel mondo da un potere monolitico e senza scrupoli che combina forze militari, diplomazia, intelligence e attività economiche, scientifiche e politiche. E si affida principalmente a infiltrazioni piuttosto che a invasioni, a rivolte piuttosto che a elezioni, all'intimidazione piuttosto che alla libertà di scelta, a guerriglie nascoste piuttosto che a guerre a viso aperto. A piani segreti, non dichiarati, insabbia i suoi errori, non li ammette. Chi dissente viene messo a tacere, piuttosto che considerato. Nessuna indiscrezione pubblicata, nessun segreto rivelato. E conduce la guerra fredda con una disciplina bellica che non è compatibile con una nazione democratica. Si accomodi. Agente Michael Larson, FBI, caso numero 67952. È il 25 novembre 1983. Dica il suo nome e la sua occupazione. Mi chiamo Ania Popolovsky. Sono un archivista e lavoro per l'ambasciata sovietica a Washington DC. L'ambasciata ha accettato di collaborare con noi in questa indagine. Signorina Popolovsky, riconosce quest'uomo? Il suo nome è Timothy Daniels, ex CIA. Disertò a favore dell'Unione Sovietica nel 63. Quella fotografia è stata scattata 5 giorni fa. Il suo fascicolo suggerisce un collegamento con lei e con suo padre. Non può essere Timothy Daniels. Perché no? Perché Timothy Daniels è morto. Signorina Popolovsky, si deve rendere conto che quest'uomo è estremamente pericoloso ed è armato. E ogni tentativo di proteggerlo verrà considerato tradimento da parte degli Stati Uniti. La guerra fredda era fondata sulla menzogna, agente. Segreti e menzogne. Ho passato la vita a studiare gli uomini che hanno ucciso i miei genitori. Mio padre, il comandante Popolovsky, capo delle forze missilistiche sovietiche. Arthur Blackmark, industrie militari. Timothy Daniels, la spia. E Gerard Hillcrest, l'uomo nell'ombra. Mettetemi nel programma di protezione e vi farò arrestare un uomo ben più pericoloso di Daniels. Chi? Quello che ha ucciso John Fitzgerald Kennedy. La Seconda Guerra Mondiale generò le due forze più potenti del pianeta, la bomba atomica e il potere dell'industria militare. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli appaltatori militari privati possedevano le società più ricche d'America e insieme alla paura del comunismo cresceva la loro influenza sulla politica. Crearono una loro rete di agenti segreti per provocare la Guerra Fredda, spingendo Stati Uniti e Unione Sovietica a una corsa agli armamenti. Nel 1952, l'industriale del nucleare Gerald Hillcrest formò il consortium con le 8 società più potenti del mondo. Insieme, avrebbero usato il loro potere per controllare il mondo con la minaccia nucleare. Dobbiamo combattere contro la non auspicabile, crescente influenza, sia essa intenzionale o meno, esercitata dall'industria militare. Nel 62, Hillcrest consegnò 40 testate nucleari a Fidel Castro, scatenando la crisi dei missili di Cuba, che portò il mondo sull'orlo di una guerra nucleare e cambiò il corso della storia per sempre. Poi nel 63 una seconda crisi missilistica, una crisi missilistica segreta, iniziò con una telefonata a Timothy Daniels. La tua missione
missione è la seguente. 11.40 ora locale, tramite il dispositivo accedi al livello 4 della rete di difesa russa. 11.43 accedi al sistema antincendio per l'ordinanza nucleare NO1136 e guadagni l'accesso agli obiettivi di primo livello. 11.45 inizi la sequenza di lancio primaria. Un lancio riuscito porterà al completamento dell'operazione avamposto. Buona fortuna. Attenzione! Allerta! È stato intercettato un lancio! Che sta succedendo? È nel sistema antincendio! Sicurezza 3 disattivata! Dammi Kirinkov e Sergei. Sì, signore. Alexander, muoviti O2235 a longitudine 1148.001. Allerta Ostrov e Pskov. Vasily, restringi la banda. Non si capisce nemmeno cosa è successo. Perché la situazione non è chiara. Ci di sbagliare. Maledizione. Signori, alle 3.45 ora locale N01136 ha iniziato una sequenza di lancio. Obiettivi di alto livello: Washington, Florida, New York. Quanti sono? Solo uno. Solo uno. E non è Khrushchev? No, signore. Quanto tempo abbiamo? 15 minuti. Sicurezza 5 disattivata. Qualcuno mi dirà i codici di emergenza! Diamine, Sergei! Non siamo noi. Codici inseriti. In attesa di conferma. Codice di richiamo 23X Z93D. Usiamo Popolovsky? Non so, dipende dalla figlia. È una questione etica. Numero delle vittime? 117 contro 328. È comunque meglio della distruzione reciproca. No. No? Che significa no? Bisogna attivare una reazione immediatamente. Verrebbe intercettata. Sì, al 33%. Codici di richiamo falliti. Intercettazione approvata. Ho una traccia! Compagno comandante, il segnale proviene da casa sua. Squadra numero 6, con me! Alexander, a te il comando. Colpiamo. Mi metta in contatto con Daniels. 128 milioni di persone. 2 milioni se lo intercettano. 328 se non facciamo niente. D'accordo. Tenga i codici finché non riceve un mio ordine. Grazie, signore. Operazione avamposto, richiedo estrazione immediata. Codice 0015912. Negativo, l'operazione è compromessa. Attendi. Allora, Dobrin, che diavolo è questo? Ascolti, come faccio a sapere cosa fa Khrushchev? È come un cane rabbioso, abbaia sempre e non morde mai. Questo è per aver tradito la mia fiducia. Stanno arrivando. Chi? Popolovsky. Attendi. Skate, proceda. 5 minuti. Signore, Popolovsky sta arrivando. Abbiamo Alexei Popolovsky. E allora? Voglio che chiami il Cremlino e dica a Khrushchev di annullare questo maledetto missile. Polizia! Aprite! Sono arrivati. Signore, serve una decisione. Prendetelo. Daniels, nuovo ordine, sipario rosso. Arrenditi! Operazione riuscita.
Alexander. Ho il dispositivo. Scatola blu. Un generatore di toni. Quanto abbiamo? 2 minuti. Trasmettiamo i toni. 2, 5, 7. 3, 7, 9. 9, 6, 1. Sergei. Intercettazione fallita. Insisti, Alexi, prova ancora. Trovato. 1 minuto. 45 secondi. Codice. 2, 5, 7, 3, 7, 9, 9, 6, 1. Sergei. Ci siamo. Il richiamo è riuscito, compagno. Missione interrotta. Missione interrotta. Sì. Tieni. Perché la CIA avrebbe dovuto ordinare a Daniels di lanciare un missile contro il suo paese? Daniels pensava di lavorare per la CIA. Invece no. La conoscenza di informazioni dà potere. Blackmark ha fatto fortuna acquisendo agenti dell'intelligence dalla CIA e vendendo le loro informazioni al miglior offerente. Daniels era al suo servizio. Non ho mai sentito parlare di Arthur Blackmark. Sì, invece. Oggi tutti i principali appaltatori militari sono affiliati alla sua società, Blackmark Enterprises. Ma né Blackmark né la CIA avrebbero ordinato di lanciare un missile contro gli Stati Uniti. Nessuno ci avrebbe guadagnato. A che punto siamo col missile? Khrushchev dice che siamo noi, noi che è lui. Diamo una risposta? Il comando è in stato di allarme giallo. Non mi piace l'idea di un tizio in giro per la Russia che lancia missili senza avvisarmi. Sì, signore. Dottor Albrecht. Lei mi sta interrompendo. Mi raggiunga nella sala 1. Adesso. Abbiamo una conferma da Daniels. È sparito, signora. L'abbiamo mancato? L'abbiamo perso. L'abbiamo perso? Lui lo ha perso, in realtà. 2 anni di esercitazioni, di addestramento. 2 anni di attesa del momento esatto e perfetto per prendere Popolovsky e quando si presenta ce lo lasciamo scappare? Ce lo siamo perso? E McCon cosa dice? Khrushchev dice che siamo stati noi. Potrebbe essere stato Daniels. Ora vi spiego. La mia teoria è che con l'aiuto di questo dispositivo Daniels sia riuscito ad entrare nella rete di difesa russa e abbia attivato uno dei loro codici di lancio nucleare. Perché lanciare un missile contro il suo paese? Signore, 2 sottomarini che trasportavano missili Polaris nel mare del Nord non danno segnali. Ci sono segni di un attacco? No. Se Kennedy riporta i missili in Turchia, avremo una guerra nucleare entro 72 ore. Daniels è la nostra priorità. Dobbiamo per forza trovarlo. Eliminiamo Popolovsky ed evitiamo il conflitto. Chiaro? Dottor Albrecht? Sì, signore. Signor Blackmark? Gerald. È bello vederti. Esci dal mio ufficio. Sigaro? No. Lo sai che cosa mi ricordano? Cuba. Rammenti il messaggio di Bolshakov? Quello di Khrushchev? In nessun caso verranno inviati missili di superficie a Cuba. Avevo grandi speranze per Cuba. Ma
Castro ha fallito. Il problema è che per ogni Castro c'è un Khrushchev, per ogni Khrushchev c'è un Kennedy e per ogni Kennedy ci siamo io e te. Quando gli dèi fanno la guerra, sono gli uomini a morire. Che cosa vuoi? Sembra che Kennedy stia guardando ancora la Turchia. Ci sono 4 cavalieri, Arthur, tu, io e tutti gli altri. È ora che facciamo la nostra parte. Faccio partire il cronometro. Mary, mi chiami John McComb. Come hai avuto quei codici? Ci sono 692.000 combinazioni di toni utilizzate nella nostra rete difensiva. Matematicamente ci vorrebbero 1359 giorni per trovare una sola delle 9 cifre della sequenza di lancio. Quindi vorrei sapere come hai avuto quei codici. Lo sai perché Khrushchev non va in elicottero? Se lo sei già, fermami. Chi ti ha dato i codici, Daniels? Voi. Tu sei qui per proteggere la tua gente. Ti ha dato i codici! Ti chiedo scusa. Ti prego. È il compleanno di mia figlia. Niente più sangue. Dimmi per chi lavori. Come sta Anya? Mi piace questo gioco! A te, Daniels. Tra noi due, tra te e me, tra i nostri paesi ci sono sempre state delle regole. E quando si infrangono le regole, ci sono delle conseguenze. Le cose funzionano così. Non c'è niente di personale e non coinvolgiamo la famiglia. Ti saluto, Timothy Daniels. Benson Peptovicino! Ho la cura che ti serve. È un farmaco vietato in Unione Sovietica, ma potrebbe far guarire tua figlia. Benzol Peptomicina. Sì, è uno scambio equo. Lo sai perché Khrushchev non va in elicottero?
Allora, Daniels. Tu entri per primo. Questo è per Anya. No, è morfina. Servirà di più. E arriva ogni giorno alle 3. Se la vuoi. Vedremo. Non perderlo di vista. Risulta più che evidente che aumentando le tensioni ci si avvicina inevitabilmente alla distruzione reciproca. Kennedy vuole una risposta. Il minimo segno che stiamo riportando i missili in Turchia basterà a Khrushchev per una ritorsione e così torneremo esattamente dove eravamo lo scorso ottobre. Sono andati a tanto così da lanciare un missile su New York. Adesso siediti. E se ti dicessi che potrei porre fine alla guerra fredda questa sera stessa? Dici sul serio? Tu che cosa sai di Alexei Popolovsky? Che è coinvolto nella minaccia nucleare. Un tipo un po' irritante. Provoca spesso i nostri agenti, ma una figura minore. Avete mai trovato il suo punto debole? Il suo punto debole? Ai tempi di Stalin, un certo numero di uomini politici, che non intendeva essere fatto fuori, trovava strade vergognose per sopravvivere, attraverso ricatti, richieste di fedeltà, informazioni che potevano essere rilasciate o distrutte in caso di morte. Indovina un po' qual è quello di Alexei Popolovsky. Allora, vediamo. Come abbiamo fatto a non capirlo? I tuoi e i miei ragazzi giocano con regole molto diverse, John. Il KGB ne ha conoscenza? No. Che ti serve? Ho bisogno di una squadra. Sei, dalla Russia, pronti ad attaccare segretamente al mio comando. Inoltre ho la richiesta. Devo mettere al corrente i miei superiori, specialmente adesso. Specialmente dopo Dolles. Questa è una cosa che il presidente non deve sapere. Che cosa esattamente non vuoi che il presidente sappia? John, io ti faccio parecchi favori di cui nemmeno tu vorresti essere messo al corrente. Tranquillo, resterà tutto tra noi. Sai come raggiungermi. In quello che hai detto c'è qualcosa che non mi piace per niente. California, cantieri navali, John. Ma da una guerra come questa non si trae profitto. Non serve a nessuno.
Beckmark era il membro più giovane del consortium. Avanti. Scelto da Gerald Hillcrest per diventare il leader. Ma la crisi dei missili di Cuba aveva messo Beckmark e Hillcrest l'uno contro l'altro. E la riluttanza di McCone a collaborare confermò ciò che Beckmark temeva di più. Hillcrest stava tentando di far scoppiare una nuova guerra mondiale. Gli serviva solo una piccola prova. Devi essere proprio così ovvio, Arthur. Allora, quanto hai pagato, McCone? Ah, sei venuto a parlare di politica a quest'ora? Ha detto di aver incontrato qualcuno incaricato di affondare una nave di Onassis. E perché qualcuno avrebbe dovuto farlo? Sono qui per cercare di capirlo. Potresti perdere quello che hai per questo. Oppure potrei ucciderti. Chissà che non sia quello che sei venuto a fare. No. Oh, non ancora. Ecco, ti ho portato un piccolo regalo. Un simbolo della nostra amicizia. Un pezzo della torpediniera a stiletto. Ah. Lo sai tu... Tu qualche volta riesci ancora a sorprendermi, Arthur. Signore. Abbiamo qualcosa che deve vedere. Buonanotte, Gerald. Oh, Arthur. Celebreremo prima il ringraziamento. Spero che tu possa venire. Di qua, signore. Nel 1962 gli Stati Uniti avevano basi missilistiche lungo la costa turca, a meno di 300 miglia dall'Unione Sovietica. Nell'ambito della risoluzione della crisi cubana, Kennedy accettò di rimuovere i missili dalla Turchia. E non appena lo fece, Hillcrest li sostituì con i suoi. Figlia di puttana. Se Khrushchev avesse pensato che Kennedy non avesse mantenuto la parola data, l'unica soluzione sarebbe stata la guerra. Vuoi? No, grazie. Hai mai visto le luci del Cremlino di notte? Mi pare ovvio. No, no, no. Quelle luci le hai mai osservate veramente? Hai capito il messaggio che mandavano? Sai come è morto Stalin? Certo. Anche noi ce ne andremo allo stesso modo. È nelle luci che io ho letto il messaggio. Kennedy ora è in Turchia. Stato di allerta 2. Non ha mantenuto la parola. Non è mai andato via, Alexei. Mi serve qualche informazione. Brunt. È possibile che debba andarmene. Dove? No, non in quel senso.
Credimi, non ti invidio, Alexi. Dopo quello che hanno fatto ad Ania. Ma mio zio è andato alla Lubianka. E adesso è morto. Già. Te li terrò lontani il più a lungo possibile. Sono sempre al tuo servizio. Sta tranquillo, compagno. Le foto? Sì, certo. Allora? Ha detto qualcosa di strano. Ha bisogno di staccare, vuole sparire per qualche giorno. Era proprio quello che volevamo. Anche lui avrebbe dovuto darti qualcosa. Sì, una siringa. Questo significa che ha Daniels. Esatto. Forse posso rilevare entrambi i soggetti in un colpo solo. Molto bene, sarebbe perfetto. Ma se ne sei sicuro, tienimi informato. La ringrazio, signore. Mio padre doveva scegliere. Consegnare Daniels e rinunciare alla mia cura. O usarlo per avere il farmaco e rischiare di essere arrestato dal KGB. Brunt, cosa hai trovato? La medicina va bene, benzol peptomicina. Penso che fermerà l'infezione e forse guarirà le cicatrici, ma fa attenzione. Devo andare, compagno. Ti voglio tanto, tanto bene, con il letto di papà. Ania! Va tutto bene, tesoro mio. Mio padre per me avrebbe fatto qualsiasi cosa. Sono stata il suo grande punto debole. Lo avrei fatto anch'io. Al posto suo. Mi parli di Hillcrest. Perché provocare Khrushchev e Kennedy? La guerra, la paranoia, la paura facevano bene all'economia. Ma Hillcrest voleva di più. Aumentando la tensione tra i due paesi,
Lui sperava di ottenere concessioni ed eliminare chiunque minacciasse il suo potere. Quando ordinò a Daniels di lanciare un missile sovietico, non stava iniziando una guerra tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Iniziava una guerra contro Blackmark. Qualcuno sa dirmi cosa diavolo è questo? Signore, la CIA ha svelato nostre informazioni. E il KGB cerca Popolowski. Chiamo McCon. Va bene, ogni talpa dell'Unione Sovietica sta per scoprire che Popolowski ha un punto debole. Non appena lo scopriranno, Khrushchev sistemerà definitivamente la questione in meno di un attimo. Ma se lui muore prima che i suoi codici di richiamo cambino, mettiamo fine alla guerra fredda. Devo sapere dov'è Daniels, ora. Il suo segnale è appena riapparso. Mi dia la tabella di marcia. 12 ore per diffondere l'informazione, 20 per il cambio dei codici, 13 perché i missili colpiscano. Opzioni? Discesa aerea a Potapovo. È troppo lontano. Posti di blocco. Che ne dite di Mosca? Una scusa politica? Funzionerà, l'ambasciata ci casca? Che ne è di Black Division? Non è ancora pronto, signore. So come entrare. Come? Abbiamo individuato svariate attività. Contrabbando sotto copertura con i sovietici. Dove? Poltava, Ucraina. Dall'Idaho. Merce? Vodka. Può funzionare. Tempo stimato per l'aereo? 4 ore. Atterraggio a 5 miglia a sud di Mosca. Non ci sono controlli. Farai innervosire McCoon. Annullerà il contratto. Non glielo permetterò. Qual è la copertura? Estrazione finale. Rainer dovrebbe crederci. Io ci credo. D'accordo, allora giochiamo. Operazione in codice Idaho. Voglio i nostri ragazzi in volo entro un'ora. Marshall, faccia la chiamata. Sì, signore. Ricevuto. Scusatemi. Codice dell'operazione Idaho. Squadra tattica armata si dirige all'appartamento. Grazie. Controoperazione Granaio. Cerca di capire a cosa sta lavorando Albrecht. Sì, signore. Ottimo lavoro, Skate. Tienimi aggiornato. Svegliati. Tu hai ucciso mia figlia. Tua figlia sta bene. Tu l'hai avvelenata. Benzol peptomicina. Di fatto è innocuo, ma ci sono forti effetti collaterali. No, mio caro Popolowski, io rispetto le regole. Bugiardo! Quando viene a casa, papà? Molto presto, coniglietto. Ho bisogno che mi aiuti a capire quello che sta succedendo qui. Forse possiamo trovare un accordo. Per quale motivo la CIA ti vuole vedere morto? Pronto? Prepararsi all'azione. Codice Granaio. Ricevuto. Ti resta un'ora. Dottore. Non mi pare sia sulla mia lista. Compila un rapporto sullo sviluppo delle armi.
Arthur finora non mi ha informato. Voglio notizie sulla penetrazione isotopica. Ho appena finito di sistemare gli ultimi dettagli. La penetrazione isotopica è cresciuta del 12%. Ecco, adesso le faccio vedere una cosa. La prima arma radiochimica in assoluto. Ci siamo, guardi. Lo vede? 12.000 rand. Quando viene somministrata una dose altamente concentrata su soggetti umani, i risultati migliorano in maniera esponenziale. E che cosa succede? Questa cosa potrebbe uccidere un uomo in 15 secondi. A condizione che si trovi in un raggio di 6 metri e che non gli sia stato iniettato il mio antidoto. Informo immediatamente Blackmark. Signor Skate, non desidero che entri nel mio laboratorio senza il mio permesso. Sì, dottor Albrecht. Ho combattuto con tuo cugino in guerra. Eravamo fianco a fianco in un'operazione congiunta a Ravensbrück. Mi ha parlato tanto di te, ha detto che sei un uomo coraggioso. So che tua figlia sarebbe d'accordo. Tu sei mai stato a Boston in autunno? Preferisco il New Hampshire. Bambini, per favore, non ho molto tempo. Il mio nome è Bruntuskov Molotovsky, lavoro per la CIA. Potete chiamarmi Brunt. Traditore! Sai bene che questo fa parte del gioco, Alexi. Aspetta, lo conosci? Beh, certo, professionalmente. Nuovi ordini, Daniels. Popolovsky deve vivere. Sì, Alexander Kordakov ha scoperto il suo punto debole. Davvero, e quale sarebbe? Non lo sai nemmeno tu. No. È incredibile dire che noi due lavoriamo per la CIA. Ma se Popolovsky muore, i codici di richiamo vengono inviati al Dipartimento della Difesa. E questo per quali missili? Tutti. Ma non ha più importanza ora. Alexander ha scoperto i codici, quindi li stanno cambiando. Ma queste informazioni sono preziose, hanno un valore per il presidente Kennedy. E di lui che cosa devo farne? Tienilo qui, cerca di tenerlo in vita. Mentre io mi occupo dell'estrazione. Guarda che ti chiamerò il 20. Il codice comunque non cambia, rimane granaio. Tutte le altre operazioni sono state concluse. Se usano qualche altro codice, si può presumere che sia una trappola. Per favore, chiudi a chiave la porta. Tienilo in vita. Il 20 ti chiamerò io. Quel giorno il telefono rosso di Blackmark squillò per la prima volta dopo la crisi dei missili di Cuba. La sua squadra era arrivata a Mosca e le sue peggiori paure stavano diventando realtà. Signore, Khrushchev ha scoperto i missili.
Stiamo inviando la chiamata nella sala operativa. Signor Presidente, può dirmi perché ho informazioni sulla presenza di 10 missili nucleari lungo la costa turca? Signor Khrushchev, ho visto quei rapporti. Quelli non sono missili nostri. Allora di chi sono, signor Presidente? Che ne vado d'accordo! I nostri missili sono stati rimossi lo scorso 8. Non abbiamo niente da guadagnare da una guerra. Allora perché avete ordinato al vostro agente di lanciare un missile sovietico contro gli Stati Uniti? Non ho ordinato né potrei tollerare una tale operazione. Bugie! Se non rimuovete immediatamente i vostri missili, limitiamo i danni. Non possiamo far niente. Stato per stato, fino a quando non rimarrà nulla del paese, se non morte e cenere. Signor Khrushchev, se lancia un solo missile contro il nostro paese, le scatenerò addosso tutta la I nostri missili nucleari sono pronti per il lancio. Rimuova i suoi missili, signor Presidente. Le concedo 72 ore. Mettete un bavaglio alla stampa. Dobbiamo nascondere la notizia e sperare che nessuno la scopra. Sì, signore. Voglio vedere la mia famiglia. Lo sai perché Khrushchev non va in elicottero? Dobbiamo andarcene da Mosca. Quando Khrushchev venne in America, salì sul Marine One. Gli era piaciuto talmente tanto che ne voleva anche lui uno personale. Ma i suoi consiglieri lo dissuasero. Dissero che gli elicotteri sovietici non erano sufficientemente sicuri. E lo stesso vale per i missili. Siamo sempre stati in vantaggio. Da quanto tempo sei qui? Da 5 anni, 8 mesi e 6 giorni. Dove sei riuscito a trovare una vodka così buona? Patate dell'Idaho. Khrushchev la fa entrare di nascosto per tenere la gente allegra. Ci sono notizie in arrivo. Pronto? Prepararsi per l'estrazione. Codice dell'operazione? Idaho. Sì, signore. Che sta succedendo? Che cosa c'è? Non lo so. Prendi quello. Ti fidi così tanto di me da darmi un fucile? Certo. Se inizio ad urlare, tu spara. Entra nell'armadio. Siamo arrivati. Luce rossa o verde? Luce verde. Potete procedere. Eseguo. Timothy Daniels. Sono io. Operazione Idaho. Mi ripeta il codice. Idaho, signore. Abbiamo un ordine di estrazione. Bene, entrate. Non c'è traccia di Popolovsky. Sembra ci sia un errore di codice. Questi ordini parlano di Alexei Popolovsky. Sì, signore. Questa è un'estrazione finale. Il bersaglio è Popolovsky. Io non l'ho visto.
Popolovsky è stato qui, ma Daniels sostiene il contrario. Allora trovatelo. Eastman, tienilo d'occhio. Harlan, Scott, voi due con me. Sotto il fuoco di Daniels e anche di Popolovsky. Chiedo raggruppamento e supporto. Negativo, Rainer. Non abbiamo più tempo. Se fallisci, entriamo in guerra. Lei chi è? Sono il suo supervisore. Cosa sta succedendo? Perché ha rifiutato l'estrazione? Perché gli agenti non mi hanno dato il codice corretto. Ho ricevuto nuovi ordini di mantenere Popolovsky in vita. Negativo. Popolovsky è il bersaglio. Cambio i parametri della mia missione solo se mi date il codice corretto. Il codice che le ho dato è corretto. Voglio il codice esatto! Idaho! Le ordino di uccidere Popolovsky, Daniels! I codici di Popolovsky saranno cambiati entro un'ora. Siamo a 72 ore da una possibile distruzione reciproca. Conto alla rovescia. Marshall, Hiller. Stabilire le procedure di isolamento e le zone di contenimento. Ricevuto. Il Crest non permise a Blackmark di sfruttare il punto debole di mio padre. E quattro innocenti morirono. Per questo motivo. Temendo che la sparatoria avrebbe attirato l'attenzione, Daniels decise di tenere la mia famiglia unita, in un unico luogo. E così ci preparammo per essere estratti da Brunt, mentre la minaccia di una guerra nucleare si prospettava all'orizzonte. Quando ce ne andiamo, papà? Tra poco, Anya. L'America ci odierà? No. Ma perché gli americani ci odiano tanto? Perché anche noi li odiamo. Mi dici per quale motivo? Devi sapere che tanto tempo fa eravamo amici. Ma poi abbiamo iniziato ad avere dei segreti e ad innalzare dei muri. Non bisogna innalzare muri. A me piacciono i segreti. Sei pronta? Are you?
cuore di Stalin si è fermato. Spenga il registratore. Ho una proposta. Qual è il vostro obiettivo? Ricostruzione. Le vostre industrie stanno soffrendo. La siccità dell'Est, il gap missilistico. Posso darvi tutto quello che abbiamo su di voi. In cambio otteniamo un flusso di cassa, seppellito nei nostri conti all'estero. Io rimango attivo qui negli Stati Uniti. Tengo sotto controllo Khrushchev. E mi assicuro che il suo esercito stia fuori da Berlino Ovest. Vorrei che fossimo in vendita. Ma è arrivato prima lui. Gerald Hillcrest. Noi possiamo offrirle protezione. Ho visto la vostra protezione. Anche se in qualche modo riusciste ad annullare questo contratto, nessuno può controllare Khrushchev. Penso che ci siano solo due possibilità per porre fine a questa crisi. O noi troviamo un nuovo capo di Stato, o voi eleggete un nuovo presidente. Sa, ho telefonato a mia moglie oggi. Se questo è il nostro ultimo incontro, signor Dobrynin, è stato un piacere. È stato senza dubbio un grande piacere, Arthur. E mi perdoni per la mano. Ancora non ti fidi di me? Da quanto ho sentito, pare che manchino ancora 50 ore. Così ho pensato che dobbiamo capire a chi appartiene questa. Puoi dirmi una cosa, Daniels? Non è della CIA ed è troppo moderna per essere del KGB. Forse posso usarla per intercettare la linea urbana americana. O uno o due missili. Perché lanciare un missile contro il tuo paese? Perché me l'hanno ordinato. E tu gli ordini? Non li metti mai in discussione? Che domande fai? Hai mai pensato che potremmo aver causato noi questa guerra? Passami il taglierino. Uomini come noi, che eseguono gli ordini.
Senti, io do per scontato che nel momento in cui il mio comandante mi ordina di lanciare un attacco nucleare contro il mio paese, deve esserci un buon motivo. Posso chiederti chi è il tuo comandante in capo? Sai, conosco Brandt. E ti garantisco che non lavora per la CIA. Magari fa il doppio gioco. Ne sei davvero sicuro? Che succede? E se invece, Daniels, tu avessi lavorato per il Politburo in tutto questo tempo? Se fosse stato Khrushchev a ordinarti di lanciare quel missile? Devi smetterla. E se davvero non lavorassi per la CIA? Prima tu stesso hai detto di non aver mai visto una radio come questa. E se la tua lealtà avesse fatto scoppiare una guerra che avrebbe potuto mettere fine alla vita di mia figlia, o della mia famiglia, oppure del mio Basta, paese... Basta, ti ho detto di smetterla! E se invece mi avessi ammazzato? Ho visto tuo cugino guidare un plotone di uomini verso la morte a Ravensbrück. Ha seguito alla lettera gli ordini che mi hanno dato. Lui è morto e io sono vivo. Alexi, devi credermi. Farei ogni cosa. Darei quello che ho, tutto quello che ho per fermare questa guerra. Quale paese, Daniels? Quale sacrificio? Sacrificio! Raccontami un po' di Anya. Ho fatto un grosso errore. Sono stati loro a bruciarle la faccia. Ho imparato a mie spese. Faccio questo anche per tua figlia. Per tutte le Anya della Terra che si nascondono dietro la cortina di ferro. Ecco perché sono entrato nella CIA ed eseguo gli ordini. Mark Enterprises. Metti una nota di inaffidabilità su Daniels. Non c'è utile. Lasciamo che il KGB si occupi di lui. Come vedi, non sei chi credi di essere. Timothy Daniels. Va a prenderti cura della tua famiglia. A quel punto Hillcrest aveva lasciato a Blackmark solo due strade per evitare il disastro. Trovare un nuovo capo di Stato o fare eleggere un nuovo presidente. Sono pienamente d'accordo, il veleno non è un'opzione. Oppure si può soldare un cecchino. Ho bisogno che lei mi dia il nome del migliore sulla piazza. C'è una riunione, qualcosa di grosso. Arthur mi ha tenuto all'oscuro. Non sai di che si tratta? Non ne ho idea. Albrecht sta costruendo un'arma radiochimica. C'è un antidoto. Siamo pronti a muoverci. No, se prima non abbiamo il siero. Datti da fare, Skate. Che cosa ci fa qui? Sono venuto a fumare. Sì, anch'io. Posso confessarle una cosa, Skate? Certo, signore. Non riesco più a dormire. Mi spaventa andare a letto e spegnere la luce, non sapendo se il mondo sarà ancora qui domani.
Avevo fiducia nella promessa dell'America. Lei in che cosa crede, Skate? Nella libertà, signore. Libertà? Sì. Anch'io. Ecco perché mi fido di lei. Adesso torniamo al lavoro. Il signor Oswald chiede di essere ricevuto. Lo faccio entrare. Si accomodi. Signor Oswald. Mi chiami Lee. Whisky? No. Mi racconti ciò che ha fatto in Russia? Non parlo della Russia. Perché no? Clausola di riservatezza. Lei è stato privato del suo stato di tiratore scelto. Al sergente non piacevo. Presumo si senta a suo agio con obiettivi di alto livello. Credo di sì. E dovrebbe essere ovvio che tutto quello che ci diciamo... Sono un professionista serio. Raddoppi la sua tariffa senza fare domande. Però le dovrò far firmare qualcosa prima di darle il nome. Con tutto il rispetto... Se è una questione di fiducia... No, so che porterà a termine la missione. Risulta molto chiaro dal suo stato di servizio. Ma ho bisogno di una firma. È una cosa seria. Il doppio della mia tariffa? Ok. Ora il nome. John Fitzgerald Kennedy. Il presidente degli Stati Uniti. Avanti. C'è stato uno sviluppo con Daniels, signore. Entro un'ora il KGB irromperà nel suo appartamento. Skate. Va tutto bene? Mi aspetti qui. Ti assicuro che questo lo risolviamo. Ci penso. Skate! Non preoccuparti. Devo trovare subito Skate! Skate! Albert! Il cielo. Presto, andiamocene. Daniels, che succede? Stanno arrivando. Cerco la tua medicina. Chi è? Il KGB. Come lo sai? No, non è qui. Arrendetevi!
Brunt, dobbiamo andare via subito. Sto arrivando, 10 minuti. Non sparate! Alexi! Khrushchev mi ha detto di salutarti. No! Anya. Dov'è Alexi? Ci separiamo. C'è un'auto che ti aspetta, ti daranno passaporto e soldi, ti porteranno a Langley. Da adesso della piccola Anya mi occupo io. Va con lui. Tuo padre ti voleva bene. Ho bisogno di un grande favore, Anya. Tienila al sicuro per me, ok? Potuto dire addio a mio padre. Il rapporto ufficiale dice che i suoi sono morti in un incendio. Quella notte venne fatta una telefonata al KGB. Sono sicura era Blackmark. Non crede che fosse Hillcrest? Blackmark, Hillcrest, non ha importanza. Mio padre è morto per mano di uomini ricchi di un paese straniero. Non per la gloria o per l'onore, ma per la loro avidità. Questo è il vero male, agente Larson. Uomini che uccidono e distruggono per profitto. Ma mio padre era solo una pedina. Blackmark voleva sangue. Voleva diventare Gerald Hillcrest. Stammi vicino. Non avremo molto tempo. Buona fortuna. No, non direi. Incredibile. Signori, non è d'accordo. È una tradizione del consortium riunirsi per il giorno del ringraziamento. Ma siamo stati costretti, a causa dell'attuale crisi globale, ad anticipare l'incontro. È la prima volta che succede. Ma non permetteremo che questo ci rovini il morale, vero? No. È stato un anno ricco di eventi. Allora, cominciamo. Fratello Mark. Dunque. Miei cari fratelli, guardate che cosa abbiamo creato. Noi abbiamo costruito questo paese con il nostro sudore e il nostro sangue.
Noi abbiamo messo al potere questa amministrazione con la nostra influenza. E abbiamo provocato questa guerra. Con la nostra avidità. Il nostro orgoglio. Signori, ho fatto un sogno. E ho visto il futuro. Ho visto una guerra. Infinita, incessante, impossibile da vincere. Una guerra inutile. Ho visto grattacieli crollare. Ho visto dei presidenti e dei sovrani ridotti a pedine, trattati come giullari. Ho visto la paura negli occhi di ogni uomo, di ogni donna e bambino. Il terrore mentre guardano i mercati azionari crollare. Mentre perdono la loro casa, il loro lavoro, la loro famiglia. Ho visto un mondo che chiede un potere superiore. Signori, siamo noi quel potere superiore. E quando il mondo sarà nostro, noi ne trarremo profitto. Eppure, nonostante questo, c'è qualcuno in questa stanza che ha tradito. Penso che possa bastare. Tu hai ingannato Khrushchev e Kennedy. Tu hai lavorato giorno e notte per portarli a questo punto di ebollizione. La baia dei porci, la crisi dei missili a Cuba, e poi Alexei Popolovsky e Timothy Daniels. Così domani, finalmente, tu potrai porre fine al mondo. Davvero ti sei illuso che non avrei notato la tua firma? Che cosa ne pensi? Gentili signori, propongo un brindisi. A Gerald Hillcrest. Felice ringraziamento. Quando gli dei fanno la guerra, sono gli uomini a morire. Non hai fermato il lancio? Cari fratelli, mi spiace, il signor McCone non può riceverla adesso. Ritiene che la registrazione non contenga una minaccia credibile e non ha traccia del suo impiego. Ma ho trovato questi nel nostro archivio. Thank you.
Evacuare tutti i piani non interrati. Sezione da B1 a 5, procedere verso i rifugi antiatomici designati. Questa non è un'esercitazione. Data è fine, grazie. Il 22 novembre 1963, Arthur Blackmark ereditò le 7 società più potenti del mondo. Mentre i missili sovietici iniziavano il conteggio finale. Mentre Lee Harvey Oswald si preparava ad assassinare il presidente degli Stati Uniti. Reciti la formula per completare il trasferimento del potere. C'è potere nell'oscurità. Sono venuto dall'oscurità. Un cavaliere su un cavallo nero. A giudicare e a condannare. A dominare il mondo con autorità e potere. A reclamare la mia eredità. Perché io sono l'oscurità. Ascolta, ascolta. Voglio che tu senta il suono del potere e il suono della morte. E l'oscurità cresce dentro di me. Kate uccise Daniels per impedire che il mondo finisse e dopo si nascose, per paura di Blackmark. Brunt rimase attivo in Unione Sovietica e io venni adottata dall'ambasciatore russo. Lui mi ha raccontato parte della storia. Il resto l'ho scoperto io. Voglio che trovi Blackmark e che lo consegni alla giustizia per aver ucciso il presidente e per aver ucciso mio padre. Voglio essere inserita nel programma di protezione dei testimoni. Mi dispiace, Anya. Non posso fare nulla. Voglio crederle, ma questa indagine riguarda solo Daniels, nessun altro. La storia si ripete, agente Larson. Quando la guerra fredda finirà, comincerà una nuova guerra. E un'altra ancora, finché Blackmark controllerà il mondo intero. Lo sa che non conosco Blackmark. Se segue le tracce del potere, lo trova. Basta, Anya! Sa dirmi oppure no dove si trova Timothy Daniels? Ho coinvolto la sua ambasciata perché mi servono informazioni che lo giustifichino. Quindi, se è morto, mi dia delle prove. La prova. La registrazione in cui Blackmark ingaggia Lee Harvey Oswald. La consegna alla giustizia.
Tania. Se questo fosse falso, stai attenta alle persone di cui si fida. Tutti hanno un punto debole. Agente Larson. Quelli come lei ci sono utili. Ci faremo sentire. Dammi il nastro. Timothy Daniels. Black Mark ti sta cercando. Come cerca Skate? Skate. Sai quali sono state le sue ultime parole prima che lo uccidessi? Credo nella libertà. Fino a quando Arthur Blackmark sarà vivo, non ci sarà libertà, né per me, né per Anya. Mi aveva quasi convinto che tu fossi morto. Mentiva.